Oltre 50 opere tra dipinti e sculture saranno protagoniste della mostra I capolavori della città metropolitana di Napoli, che dal 25 novembre al 7 gennaio prossimo accenderà i riflettori su due importanti sedi, Palazzo Matteotti a Napoli e la Reggia di Portici. L'esposizione, presentata nella sala cinese del Real Sito Borbonico, è l'evento di punta di Illuminiamo i monumenti dentro e fuori, il progetto promosso dalla città metropolitana che si articola in una serie di mostre, proiezioni, convegni, incontri letterari con l'obiettivo di promuovere il patrimonio architettonico ed artistico della città metropolitana. Con questa mostra sarà finalmente possibile ammirare le opere della collezione d'arte di proprietà dell'ente. Il corpus principale è esposto alla Reggia, oggetto in questi ultimi anni di un'intensa attività di recupero e valorizzazione che ha visto lo stanziamento da parte dell'ente di circa 20 milioni di euro. Oltre ai lavori che testimoniano un legame storico con le collezioni presenti nel palazzo, i due dipinti di Alexandre Dunuy, Veduta del Campo di Piale e Veduta di Messina, è possibile ammirare altre meraviglie della pittura come Eleonora Pimentel condotta al patibolo di Giuseppe Boschetto, il tatuaggio di Vincenzo Migliaro, la pace domestica di Giuseppe Sciuti, Napoli dalla spiaggia di Mergellina di Van Pitlow, il bosco di Portici di Marco De Gregorio, l'entrata di Vittorio Emanuele II a Roma di Francesco Sagliano, che fa anche da copertina al catalogo, e molti altri ancora. La selezione dei capolavori è veramente stata complessa, perché capolavori ce ne sono tanti altri che non è stato possibile mettere in mostra, però ha seguito un po' l'orientamento messo in atto in questi ultimi anni, che è stato quello delle piccole mostre organizzate al Piemonte della Misericordia, che hanno portato anche alla valorizzazione delle opere che qui vediamo esposte. La città metropolitana ha messo la sua lente di ingrandimento sulla Reggia di Portici, il fiore all'occhiello del nostro patrimonio. Qui sono in corso una serie di investimenti della città metropolitana, come il restauro delle facciate di 2 milioni e 100, la rimozione di una serie di abusi, ma in particolare portiamo la nostra attenzione istituendo un ufficio della città metropolitana all'interno della Reggia di Portici. Il mio auspicio è che questa mostra sia solo l'inizio della costruzione, con un progetto esecutivo che porta avanti la città metropolitana, di una mostra permanente della nostra Pinacoteca all'interno della Reggia di Portici. Nella sede di Palazzo Matteotti si evidenzia invece l'importanza dell'edificio con la sua architettura razionalista, ubicato tra il Palazzo delle Poste e la Casa del Mutilato. L'itinerario artistico parte sin dall'ingresso con il portale riccamente decorato, prosegue lungo i due piani dello scalone monumentale e conduce alla Sala Cirillo, dove si concentra un altro nucleo della mostra, con alcune opere emblematiche come l'acquerello del cavallo sfrenato, commissionato nel 1876 dal Duca di San Donato a Filippo Palizzi, è tuttora simbolo della città metropolitana, ed il ricordo del secondo congresso provinciale del 1905, dipinto su pergamena da Alfredo Girosi. Il percorso espositivo intende sottolineare l'attivissima promozione artistica che ha caratterizzato l'azione della provincia di Napoli nei suoi due secoli di storia, fino al 2003, quando furono acquistati 18 dipinti di paesaggio, dal 600 all'800, a confermare la scelta di prestigio e l'attenzione per incrementare il nucleo della collezione originaria con opere di qualità eccellente. È bene che la collezione non si divida e che la collezione rimanga di proprietà della città metropolitana di Napoli, nella città di Napoli, in particolare che rimanga la collezione nella scuola dove è sorta, Posillipo, perché i quadri della scuola di Posillipo ritornino a Posillipo.